questo mare rosso, per esempio, che rappresenta proprio la conserva amara, è uno dei prodotti che caratterizza maggiormente la gastronomia salentina, la Conviene gastronomia toglierlo. nostra fondamentalmente. Però spesso o quasi sempre lo utilizziamo sulla fetta di pane, come faremo anche questa sera, che è normale perché è nato così ovviamente. Ma il nostro obiettivo per chi si occupa di gastronomia, di cucina in qualche modo, è quello di valorizzare maggiormente questi prodotti proponendoli anche in veste diversa e soprattutto facendoli utilizzare nella ristorazione, che dovrebbe essere l'obiettivo più importante per tutti coloro che si occupano di ristorazione. Non è possibile pensare di utilizzare prodotti di eccellenza come può essere la conserva amara, come possono essere le melanzane, come possono, sott'olio, come possono essere le frise che abbiamo utilizzato l'altra volta, proponendole soltanto in un modo, voglio dire, perché è chiaro che la frisella è nata col pomodoro, l'olio, l'origano e va benissimo, ma abbiamo visto che ci sono anche altre situazioni in cui si possono sfruttare questi prodotti ed è questo il nostro obiettivo, noi lo stiamo facendo. Partendo dalla tradizione, rifacendo in qualche modo qualche piatto. Questa sera stiamo proponendo un piatto abbastanza semplice in realtà, perché stiamo facendo della pasta, delle mezze paniche, con un condimento in cui utilizziamo il pomodoro cotto, le melanzane, ovviamente la conserva amara che caratterizza questo piatto e dei pinoli insieme del basilico. È un piatto completo, sarebbe un piatto unico alla fine se lo andiamo a guardare e l'ho pensato in questo modo perché volevo mettere insieme due o tre elementi. Gli elementi sono la pasta, le melanzane che vedrete dopo, ce l'ho lì, sono piccoline ovviamente, i tocchetti di melanzane che in qualche modo sono in simbiosi, no? Per quanto riguarda la forma e poi utilizzare ovviamente un condimento abbastanza forte, di una certa consistenza, quindi le melanzane. Quindi il pomodoro cotto e soprattutto la conserva amara. Andiamo a finire a completare il piatto con del cacio ricotto affumicato. Quindi abbiamo due o tre elementi che sono proprio nostri, no? La conserva amara. Le melanzane d'estate le utilizziamo in tantissimi modi. L'unica cosa che ci ho aggiunto in qualche modo sono i pinoli che spezzano un pochettino la nostra tradizione. Io in genere cerco sempre di non essere, tra virgolette, integralista, no? Nel senso si utilizza solo questo perché è nostro e basta, no? Molto spesso abbiamo la possibilità in realtà di valorizzare i nostri prodotti proprio miscelandoli insieme agli altri, no? Perché le culture, come sappiamo, molto spesso quando si uniscono ottengono dei risultati ancora più importanti. Vediamo questa sera cosa siamo riusciti a fare, ripeto, vi ringrazio innanzitutto per essere venuti. Sulla conserva amara sicuramente aggiungerà qualcosa Luigi, che insomma è il nostro esperto, ma quello che posso dire, io l'ho assaggiata poco fa, è veramente un prodotto eccellente, di ottima qualità, che dobbiamo far conoscere a tutti. Non è possibile farlo conoscere una volta all'anno soltanto a qualcuno che viene e rimattiamo sul pezzo di pane, no? Dobbiamo farlo entrare, voglio dire, come prodotto nella ristorazione. Va benissimo sulla fetta di pane quando stiamo vicino al camino, non so dove, però bisogna che entri anche nella ristorazione in qualche modo. Deve essere un prodotto da gourmet. Voglio dire, se noi andiamo al supermercato ci rendiamo conto di un sacco di patè di dubbia provenienza, scusate se mi permetto questo, che chissà da dove arrivano, il patè di melanzana, il patè di carciofi, il patè di una marea. Che se a ben guardare, cioè ci li mettiamo insieme, ci renderemo conto che un prodotto come quello, che in questo caso fa Luigi o comunque altri prodotti del territorio, c'è una bella differenza. Solo che noi abbiamo questa pecca, dico noi in senso lato, non riusciamo a valorizzare al meglio proprio i nostri prodotti molto spesso, o le nostre specialità, tra virgolette. Lo stiamo facendo da un po' di tempo, siamo migliorati moltissimo con l'olio, con il vino, con quant'altro. Dovremmo riuscire a fare anche qualcosina di meglio, di più su questi prodotti che, tra virgolette, sono un pochettino di nicchia. Poi sicuramente sulla conserva amara aggiungerà qualcosa Luigi, perché voglio dire, è lui che l'ha portata questa sera, è lui che ce la sta facendo gustare. Io ve la propongo semplicemente in veste leggermente diverse. Scusate, vado di là, se vuoi aggiungere qualcosa, Grazie. così Luigi vuole completare. Un po' di storia forse della conserva amara. Esatto. Così diamo tempo anche a Salvatore che... Beh, 17 anni fa nasce la sagra a Spongano della conserva amara, ma il piatto, il simbolo del piatto della conserva amara, che è il piatto che si essicca
sulla terrazza. È un'idea che viene 22 anni fa, insieme ad Antonio Chiarello, che è il nostro pittore, di Ortelle. Ci serviva il nostro simbolo che parlasse del gruppo Meno Meno Mo, nasce il gruppo Meno Meno Mo, quindi serviva un manifesto, un simbolo, un logo. E Antonio Chiarello ci vede benissimo in noi questo elemento che è la conserva amara, cioè questo piatto che viene lasciato appunto essiccare al sole. E quindi ci dipinge un bel manifesto e diventa il nostro logo da 22 anni, il logo del gruppo Mena Mena Mo. Qualche anno dopo abbiamo iniziato a fare la sagra della Conserva Amara, cioè il gruppo Mena Mena Mo nasce come gruppo di musica e canti popolari, però poi organizza la sagra, organizza delle rassegne di musica popolare, organizza dei corsi, tante attività nel territorio in tutti questi anni. La Conserva Amara dopo 3-4 anni si abbina al festival Conti, Canti e Suoni, alla rassegna Conti, Canti e Suoni. E qual era l'idea? L'idea era quella quasi di contrapporsi alle sagre odierne, era quella dell'ospitalità, cioè uno viene a casa, viene nel Salento, cosa ti offro? No? Ti offro qualcosa di nostro, di mio, che magari è difficile che tu trovi, che non sai dove. Che cosa può essere? Allora ti offro qualcosa, quindi io non mi sovrappongo, non vado a diventare sagra, cioè a cucinare tutto il resto durante la sagra, dove trovi cose che poi non sono del luogo, no? Di tutti i piatti, di tutti i tipi, e quindi pane, di grano.